Che puntata oggi è davvero storica e, come si suol dire, cari telespettatori, dal sacro al profano, però anche il profano ha i suoi aspetti piacevoli, quindi dalle notizie del Papa alle notizie del calendario bellezzevenete.com. Qui si passa da una notizia all'altra cambiando anche tono e tematiche. Do il benvenuto a Paolo Braghetto, direttore artistico di Bellezze Venete, e alla bellissima modella Clio. Buongiorno Clio, benvenuta anche a te. Buongiorno. A Ciao Damiana, grazie dell'invito. testimonianza, figurati, è un piacere. Tu stai girando un po' dappertutto per presentare la tua creatura, questo calendario di ragazze molto belle, anche raffinate. Ho voluto sottolineare anche in apertura, per nulla volgare come calendario, anzi, tu scopri bellezze che diventano anche talenti. Poi magari ci vuoi ricordare qualche tua Certo. scoperta. E anche Clio è stata anche lei uno dei volti bellissimi che ha partecipato a Miss Italia, è vero Clio? Sì. Allora, ti passo subito la parola perché oggi abbiamo un po' sforato con i tempi. Cosa ci dici di questo calendario, Paolo? Per cavalleria parlo io comunque, Parli giusto? prima tu perché sei il direttore Grazie, artistico, hai se ragione. Poi no, dopo sentiamo e anche la dopo sua bella sentiamo voce, Clio. anche perché lei ha già iniziato a presentare degli eventi. Ah no, invece vedi, io avevo fatto parlare te perché ti consideravo più avvezzo alla No, no, ma televisione, va quindi benissimo, penso invece di aver fatto Clio un po' di TV in è vita mia. esperta, vero, anche lei di TV, non volevo insomma farla diventare timida subito, invece non lo è. Prego Paolo, Allora, comincia Bellezze comunque tu. Venete è il calendario che ormai da 7 anni viene appeso sulle pareti di tutto il Veneto, È vero, e non ragazze di solo. tutta la regione. La mia difficoltà, infatti, ogni anno, partendo già dall'estate, fare i casting in giro proprio per tutte le province, trovare le ragazze. Ricordo subito che, vabbè, lei è una anche modella, cioè si vede, insomma, non le manca Parla da niente, sola, è ha la le sua misure, ecco, il suo bellezza. fisico parla. Qui vediamo già il backstage. Allora, due cose importanti. Allora, ragazze, che mangi la pizza. Ragazze che io cerco della porta accanto, ragazze che abbiano che siano belle dentro e belle fuori, che abbiano magari anche un vissuto, ce ne sono dei giovani, di meno giovani, ho messo anche ragazze di 40 anni nel Che calendario. bella notizia. La bellezza non ha età, ho messo Questo mi mamme, ho piace. messo donne impegnate nel lavoro, nel sociale, ragazze che non siano magari già conosciute tanto, proprio perché io ho questa ambizione, mi chiamano proprio un talent Esatto, scout, di scopritore di lanciare, sì. bellezze. È un duro Di lavoro, ma qualcuno lo scoprirle, deve eh pur fare, come sì, ma si un lavoro dice. che poi occupa un sacco di tempo, che non sembra, cioè Sì, io anche un vabbè, no, lavoro adesso. serio nella vita, che tu Ecco, non sai, dire che è ecco, come scavare in miniera perché non sei credibile. vabbè, Comunque va insomma, bene. comunque, Ci diciamo, saranno le fatiche anche in questo allora, le settore. foto sono di Dennis Castelli, ogni anno mi avvalgo della collaborazione di uno dei fotografi migliori sulla piazza, quest'anno ho preso un padovano professionista molto conosciuto, guarda com'è grintosa la Clio, Bella, eccomi vedi là, là, ti dà anche il infatti, bacino. baciato, sì, da queste idee. Scusa, ma una curiosità, e poi sentiamo anche Clio. Prima hai detto una cosa che comunque mi è piaciuta, e le ragazze le scegli in questi casting sia per come sono belle fuori, ma anche belle Sì, dentro. perché ci Ma fai parlo. anche una sorta di test psicologico di interiorità della ragazza, cioè No, come funziona? mi manca, come si chiamava? Cavallo, che era lo psicologo di Miss Italia, non so se c'è ancora. Appunto, sì, lo ricordo, Cavallo, No, non lo so. diciamo che, ma già a pelle comunque mi devono comunicare qualcosa. Sono ragazze, devo dire, serie, devo dire, ripeto, impegnate nella vita, moltissime studiano, tante si sono già laureate o si stanno Bene, laureando. quindi l'aspetto Quindi culturale. sì, sembra anche che abbiano una cifra, insomma, per cui uno Spessore spessore, ecco. umano e anche E estetico, quindi mi ovviamente. pregio, sì, di portarle in giro, appunto stiamo facendo proprio in questi giorni il cosiddetto tour, per i locali che sono i nostri partner, ma poi partecipiamo anche a delle serate di beneficenza. Ricordo che il calendario, come tutti gli anni, ha uno scopo benefico. Stamattina purtroppo non ci ha potuto raggiungere la responsabile dell'associazione, io ho perso già la voce per colpa della neve, ricordo, Ah, e è per anche del colpa della neve, freddo. però grazie perché di solito non sei così puntuale. Oggi in Il anticipo Carnevale sui di miei Venezia mi tempi. ha Ti ha ucciso. ucciso, va bene. E praticamente quest'anno siamo a favore degli animali, cani e gatti, Ah, vedi. abbandonati o maltrattati. Penso che la cosa ti Mi renda piace, mi felice. interessa, come piacerà Roberta, a tanti Si telespettatori e chiama telespettatrici animalisti. Felix Feed Onlus, c'è anche Sì. un sito. Sì, li ho intervistati, sono venuti Ah, anche ecco, qua li in conosci già, trasmissione, benissimo. l'associazione Felix e Fido. E domani avremo una comportamentalista degli animali, qui in chiusura, vedi che siamo sulla Perfetto, siamo notizia. in tema. E quindi complimenti per l'impegno anche benefico, quindi la bellezza purificatrice, catartica e salvifica. Io attingo dagli antichi mi greci piace questa che tua parlavano così della cultura bellezza. Ti così piace, eh? spicciola, Ti è eh? piaciuto, va bene. Allora io adesso sento la nostra Clio. Giusto? Allora Clio Clio, Tommasi, diciamo anche il cognome perché è Clio Veneto, Tommasi, insomma. quindi No, non è vero che ha di origine greca, prima mi stavi ti ho detto dicendo. Clio perché ha un nome, il Un nome sì, è un nome nome greco, aulico. Clio, molto aulico. Allora Clio, raccontaci qualcosa di te, come è nata la sinergia con questo calendario, come mai hai deciso di fare il casting, che ambizioni hai?
Io ho deciso di partecipare al casting per il calendario perché mi piaceva molto, avevo già visto le edizioni precedenti del calendario, c'erano anche mie amiche che hanno partecipato al calendario precedente. Quindi avevi allora, già un bel resoconto, ho già visto qualcosa. Ho partecipato al casting che consisteva in fare appunto foto, parlare con Paolo, eccetera, e sono stata scelta, mi è molto felice di questa cosa. Tu sei del nostro territorio, per curiosità? Sì, 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 sono proprio padovana. Ah, di Padova. Sì, bene. Sì, sì. Sono studio giurisprudenza, secondo anno qui a Padova. Quindi vuoi fare l'avvocato? Avvocato, esatto. Bene. Stiamo vedendo, scusa, intanto le foto del calendario. Bravo, anche se un po' croppate, tagliate, forse troppo. Troppo tagliate? No, vabbè, di prima mattina. Alcune sono un po' sexy, però ripeto, mai volgari. Sempre ragazze, come si dice, della porta accanto. Ecco, questa è la foto di Clio, io ce l'ho anche in versione completa quando torneranno. No, Paolo, scusa, sulla battuta, le ragazze della porta accanto scatta sempre appunto la considerazione degli uomini. Volesse che avessi accanto alla mia porta ragazze così, in genere fanno tutti questi. Beh, lei avrà dei vicini di casa che saranno ben contenti, penso, di averla come bella buongiorno vicina. Da lei. Vero. Allora, la nostra Clio appunto studia giurisprudenza, però sogna anche di fare la modella. Sì, infatti, perché già lo sei, hai partecipato a Miss Italia. Sì, ho partecipato a Miss Italia e anche a altri concorsi. Ecco, che esperienza è stata? Perché sai, ci sono ancora le polemiche legate a questi concorsi, come lo diciamo ai calendari, così potete rispondere anche a chi ha dei pregiudizi in merito. Sì. Sulla mercificazione del corpo femminile, le donne che non si rispettano, secondo alcuni, invece secondo altri, è proprio perché hanno consapevolezza di sé, che possono scegliere, cosa che in altri paesi non è consentito, perché la donna non può scegliere di fare nulla. Cosa volete dire su queste polemiche? No, è stata una bellissima esperienza, non bella, che ovviamente non credo che la fanno tutti come esperienza. È stata dura per me. Hai conosciuto Patrizia Merigliani? No, perché io non sono arrivata purtroppo ad andare alla televisione. Ci arriverà. Voglio ritentare. Non però. È stato stressante come dicono sì, tanti? Sì, 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 c'è pesante, lo stress. È pesante, però la rifarei. Infatti vorrei riprovare. Ti vuoi ricandidare, sì, vero? Sì, sì, vorrei riprovare. Come bellezza. Sì, sempre sì, sì. Come funziona, Paolo? Cioè, appunto, tu facendo questi casting, poi dai un aiuto, accompagni le ragazze in questo percorso anche di carriera per portarle anche a concorsi di bellezza nazionali, diventi un trampolino di lancio, come funziona? Allora, innanzitutto diciamo che sono già aperti i casting per il prossimo calendario e stanno già arrivando, stanno già fioccando le mail. Come la foto. Neve, come la Big Snow, esatto, fioccano anche Snow. Le richieste. E io negli anni sicuramente posso dire che ho scoperto dei volti che oggi hanno fatto televisione, hanno fatto cinema, hanno fatto moda. Qualche ad esempio, nome? Proprio la sua cara amica Valentina, sì. Di Mento, posso dire anche il cognome, in questo momento sta... Diciamo, si sta facendo vedere in una TV concorrente, per cui non dico il nome. Vabbè, ma ci sono, però è un programma sportivo e è stata ben apprezzata, è stata proprio una scoperta, perché lei da subito, oltre che essere bella, si è dimostrata anche padrona del microfono. Sì. Quindi molto comunicativa. Disinvolta, ecco. Sì. Ecco. Queste ragazze, devo dire, proprio alcune mi stupiscono perché sembrano timide e dopo, insomma, hanno molta vinta. Grazie anche proprio alla televisione che fa scuola, a internet, insomma, c'è questa voglia di emergere, ma è una voglia sana, appunto, non c'è competizione sicuramente. No, l'importante infatti è avere anche dei percorsi alternativi come lo studio, cioè esatto, non focalizzare. Esatto, però volevo arrivare tutto. A dire questo, esatto, il calendario è una vetrina, però non è che ti può risolvere la vita. Bravo, penso la devi giocare come opportunità. Esatto, è un'opportunità da giocarsi, anche per un maschietto, perché volevo ricordarti che sì, c'è anche un maschietto. Sì, per par condicio, ecco, vedo adesso qualche foto. Adesso troviamo la sua foto, sì. Vediamo se la trovo. Beh, ma io scusa, prima ce n'è solo uno però, sì, uno solo non perché... Non è proprio pari condicio. No, però mi hanno chiesto di fare un calendario al maschile e ci sarebbe molto interesse, però faccio fatica a trovare i partner disposti. Eccola qua. Ah sì, gli uomini sono meno avvezzi, come mai al fare quest'anno calendario? Però ho preso, rispetto agli altri anni, ho messo anche dei poliziotti, ho messo gente sicuramente che ha anche una funzione sociale. Quest'anno sì. Ho preso un teledivo, perché questo modello si chiama Leonardo, è veneziano. Ha già fatto appuntamento al buio su Sky, ha fatto altre cose. Ho letto degli articoli su Leonardo da Venezia. Sì, esatto, è proprio lui, Leonardo, il tatuato Leonardo, e si prestava, e anche per lui comunque una buona opportunità. Lui ha già appunto una sorta di pedigree, di curriculum, e adesso no, ha fatto il calendario. Vabbè che è a fine benefico per gli animali, però va bene. Il curriculum di Leonardo è già nutrito, è corposo. Esatto. E quando vediamo... Quella parola brutta, sandwich, però è una versione molto casta.
Va bene, ecco. Con due belle ragazze. Oggi al posto dello squillo, del trillo del telefono, abbiamo le campane. Ripeto, oggi io non sapevo delle dimissioni, chiaramente, del Papa, non ho l'oracolo, non sono l'oracolo. E quindi ti avevo inserito in questa trasmissione, e quindi dal sacro al profano. Mi ci sta, giusto. Ci sta bene lo stesso. Quindi, retta, pensa che ieri ho provato a chiamare per il mio vero cosa lavoro, succese? Che è quello di giornalista, sì. Don Cesare Contarini, il quale era a Londra e non sapeva niente di quello che era successo, stava girando. No, ma pensa anche voi, ho pensato di precettare Don Cesare, poi abbiamo avuto Don Luca Facco, vedi là me l'ero sentita, ecco, che era impegnato Don Cesare. Allora, telefonata che abbiamo in linea. Pronto? Sì, pronto? Ecco, chi è? Un maschietto, pronto? Buongiorno, buongiorno, con chi parliamo? Saluto tutti. Salve. E niente, facendo colazione ho visto la trasmissione e volevo salutare la Clio, in particolare, che ho conosciuto in una delle serate dei vari casting. Ah, un amico della Clio. Sì. È una bella spero amicizia. Di rivedere presto e magari si potrà fare in una delle prossime trasmissioni. Scusa, come ti chiami, per curiosità, se hai voglia di dirci il tuo nome così ci conosciamo meglio? Sono Michele. Come? Cesare? Michele, scusa, non ho sentito bene. Allora, Michele, bene, allora, intanto Michele, ci fa piacere conoscere nuovi amici con la trasmissione, seguici anche quando non c'è la Clio. Dov'è Michele? Dove sei? Dove sei Michele, scusa? Perché Paolo mi suggerisci? Sono a casa e sto di dove? Ah no, Paolo vuole sapere, qua arrivano suggerimenti, Paolo vuole sapere di dove sei, Braghetto, sai che se non ci mette il naso... Come no, San perché Tommaso. So che la TV è seguita in tutto il Veneto, noi siamo conosciuti in tutta Italia, allora non solo in tutto il Veneto, copriamo 7 regioni, Paolo. Ecco, allora, benissimo. Ma non credo che chiami da Roma. Michele, da dove chiami? Scusa, ci facciamo gli affari tuoi. Io sono Treviso. Da Treviso? Insomma, oh Paolo, dai. Sei contento? Oh, mamma, sei veramente curiosissimo. Beh, insomma, è giusto sapere. Invece la Clio di Padova, però Michele l'ha conosciuta appunto in questi momenti percorsi di bellezza della Clio. Ecco, Michele, volevi aggiungere qualcos'altro? No, niente, volevo salutare anche il direttore artistico e... Bene, dai, non solo grazie della telefonata, Michele. Sento che è una voce migliore della mia. Sì, che si è svegliato afono, prima di me. Afono. Va bene, Michele, grazie per questi saluti e continua a seguirci e mi raccomando, non mancare nell'acquisto del calendario, così chiedo anche a Paolo come si fa a trovare questo calendario. Il calendario viene distribuito. Un saluto a Michele. Aiuto, che brutti capelli che ho stamattina. Ma sei vanitoso anche. Sì, c'ho qua lo specchio ci davanti. Tieni. Allora, il calendario viene distribuito appunto durante questi eventi, ne facciamo prossimamente praticamente tutti i weekend. Stavo pensando che magari hai conosciuto la Clio, questo ragazzo, sì, Michele, a Treviso, dove lei di recente ha presentato un evento con degli artisti di Zelig. Ah, che bello! Ecco, quella cosa che ti dicevo prima, proprio perché lei ha avuto già questo battesimo del palco. A proposito di questo, scusa, mi è venuto in mente che da un po' che non ne parliamo, sai, il comico che abbiamo spesso questo salutato e ricordato, Bruno, sembra che stia meglio, eh? Ah, bene, Bruno, sai, eccolo, salutiamo e pronta guarigione a questo bravissimo artista. Allora, Bellezze Venete, intanto stringiamo appunto l'inquadratura, l'immagine su questo calendario. Voglio ricordare che tu giustamente all'inizio hai detto bellezzevenete.com, perché è questo sito che esiste ormai ancora prima del da calendario. 7 anni. Sì, ed è proprio il sito che segue poi fedelmente, insomma, si segue passo passo tutte le ragazze, anche quelle che avevano fatto il calendario, appunto perché noi parliamo delle bellezze del Veneto, anche quelle famose che fanno già qualcosa. Senti, tipo... ma tu Paolo giri come una trottola, perché vedo tanti volti noti, da Pippo Baudo a... tanti adesso hanno il calendario. C'è una carrellata, li vedo tutti con in mano il calendario, ma sì. Tu cosa fai? Giri come un trottolino, piazzi il calendario. Piazzo oppure me lo chiedono. Piazzo, siamo arrivati al Pirelli del Veneto, per cui dicono dov'è il Pirelli calendario? Pirelli del Veneto, quindi qui abbiamo, che bella, come si chiama? Questa è la modella spagnola, ma ci sono tante immagini che girano con attori, ah, sì, ho capito. Stavo guardando volti noti, esatto. Ecco, Mauro Marin. Ma lo sai che lo anticipo dovrebbe essere da noi giovedì? Questa se foto non ci sono... qua è finita sul TG Con dopo, perché esatto. C'è stato tutto un questo un Alex seguito. Savoldi, o Savoldo, me lo ricordo, va bene. E, no, Marin, anticipo che dovrebbe arrivare da noi Mauro Marin, sì, ex vincitore del Grande Fratello, se non ci sono problemi, giovedì. Devi sapere che lei è uscita a cena con Mauro. Beh, Mauro è simpaticissimo, è già stato nostro ospite diverse volte e di recente ha avuto anche delle vicende particolari, umane sue, non era stato bene, insomma gli chiederemo di aggiornarci un po' sulla sua vita. Qui Paolo ti vedo, tu sei molto coccolone, vedo che abbracci le ragazze, te le tieni care. Sì, sono il loro mentore, no?
piace questa parola. Senti, io non ce la faccio, sì Paolo, so che l'atmosfera qui è allegra, gioviale, ed è giusto anche che sia così, perché insomma di brutte notizie ne diamo sempre, però sei anche un giornalista, voglio certo, ricordarlo, una persona... E fotografo anche, il fotografo, sei sempre sul pezzo, come si dice, sull'attualità. Me la fai una battutina su Papa Ratzinger? Sei stato colpito? Cioè non riesco a non chiedertelo, anche se, ripeto, siamo passati dal sacro al profano, però dai, siamo sull'attualità. Ti dico subito che non ho avuto l'occasione di conoscerlo ancora dal vivo. Vedi, perché però, mi capita di avvicinare qualche personaggio, però... Sì, però tu non rinunci, sei riuscito ad avvicinare anche Obama, se non ricordo male, più o meno. Diciamo che il Papa precedente le avevo stretto la mano, con lui non è stato possibile. Papa Giovanni ancora. Paolo II, però allora, ti farebbe piacere. Sinceramente non me l'aspettavo, però sinceramente, risentendo proprio due volte, l'ho sentito proprio quando ho letto questo comunicato, questa lettera, insomma, cos'è? Sì, il comunicato in latino. Sì, il comunicato in latino. Cioè, io ho sentito un uomo sofferente, ma sofferente anche fisicamente. Ti ha colpito l'aspetto umano, vero? Sinceramente, di missione. Sono due teorie, quella del complotto, che l'abbiano fatto dimettere, chissà cosa c'è sotto. Ma sai che sei il primo che me ne parla oggi? Pedopornografia, Wikileaks, compagnia bravo, bella. Sai che sei il primo, vedi che sei giornalista, sei il primo che me ne parla oggi. E io non ho tirato fuori, insomma, un po' di retroscena, però qualcuno ha pensato che sia stato costretto a dare le dimissioni. Altri dicono che è il momento di stanchezza, è una decisione personale. Non entriamo sicuramente lui poteva vicende. Averla anticipata sia nel libro che ha scritto sia qualche cosa che ha detto in passato, perché sulla dietrologia a ripescare tutte le parole che lui ha detto nei vari discorsi, che sì, qualcuno che dice che l'aveva già anticipato, l'avesse già pensato ed nel è uscito... momento dell'incontro con la salma di Celestino V, esatto, peraltro il gran rifiuto, il gran rifiuto del predecessore, no? Poi Gregorio XII, ma ne parliamo meglio domani di sera con un professore preparatissimo. E la cosa curiosa è che sembra che potrebbe nascere adesso il papato a termine, a tempo determinato. Come il lavoro, è incredibile come cambia la storia. Certo che penso sia l'unico monarca, cioè al mondo, che rinuncia al suo regno, perché in definitiva sì, a parte lui, questi predecessori storici, sì, però sì, rientra nel diritto canonico, lo voglio ricordare, certo. Quindi fa comunque parte di diritto e normative permesse e consentite appunto al pontefice massimo. E nessuno può impedirle, no? No, assolutamente. Poi ha 86 come anni. Come mi ha detto Brunetta, visto, adesso arriviamo sempre al mio lavoro, che è andato da Berlusconi, anche l'altro giorno aveva fatto la domanda provocatoria su Limo, che poteva essere un boomerang, e lui mi ha detto guardi che lei può anche rinunciare alla restituzione dell'Imu, ce lo possiamo tenere, ci fa comodo. Parole preferite da Renato Brunetta, tu le citi, papali papali. Sì, sì, ho la registrazione, la metterò anche va online. No, grazie, perché insomma è una notizia, come si dice, avere le parole di Brunetta. Clio, vuoi anche esprimere tu un'opinione? Non so, hai una tua religiosità, sei credente, ti ha colpito questa Sì, perché mi sembra sia la prima volta o la seconda che capita una cosa del sì, genere. Sì, è accaduto l'ultima 600 anni fa, quindi parliamo davvero di secoli e secoli fa, quindi è comunque un messaggio rivoluzionario che cambia tutta la storia della Chiesa, ma non solo dell'umanità intera, e adesso staremo a vedere chi sarà il successore. Noi cerchiamo insomma di non dimenticare anche nei momenti come questo di un'intervista più così leggera. È aperto il Toto Papa. È il Toto Papa, qualcuno parla del Papa dal Canada, dall'Africa, dall'America Latina, come il nostro Tarcisio stamattina. Potrebbe esserci anche l'italiano, c'è anche l'italiano. Angelo Scola, anche lui è vero, tra i candidati, l'ho ricordato prima. Va bene, grazie per la parentesi, amo sempre richiamarmi all'attualità. E Paolo, altre notizie o Clio che mi volete dire in chiusura? Ma stiamo facendo appunto delle serate. Serate in giro per i locali dove sono state scattate le foto, infatti domenica saremo ai Santi, che è il locale dove ho fatto le foto io. Prima avevo visto. È proprio visto qua vicino, vicino alla fiera. Sei invitata tu, anzi tutto lo staff. Ma che domenica che ora? Ma ora vicina, dalle 8 in poi, siamo lì, facciamo la cena del calendario. Sai che io ho gli orari delle galline da caserma, quindi ceno e vado a dormire. Beh, ti fai un antipasto. Allora buon faccio l'aperitivo siciliano, rinforzato siciliano, e poi a letto. Perché siciliano? Perché è gestito da una famiglia catanese, insomma, io sono stata un mese in Sicilia, si mangia divinamente. Esatto, e infatti ci sono tutte le specialità. Tutta Italia. Per cui assolutamente vale la pena provare, e soprattutto vale la pena conoscere dal vivo queste ragazze che possono quella sera, appunto, anzi sicuramente lo faranno, distribuire i calendari, fare le foto, autografi, insomma le cose che si fanno diritto che però piacciono eventi. Sempre sono simpatiche. Senti, le ragazze sono 12 o di più? Le ragazze, c'è anche il come ogni anno, no, sono molte di più. Perché? Infatti, perché io metto due mesi di bonus. Questa è una bellezza bionda padovana, la Nicole, che chiude l'anno a dicembre, ma appunto dopo ci sono due mesi bonus, gennaio e febbraio dell'anno prossimo,
proprio perché io non voglio che la gente abbia l'assillo, no, a Capodanno, oddio, adesso cosa faccio? Mi manca il calendario, allora gli do il c'è mese in più. C'è anche questo assillo del calendario. E faccio anche delle foto di copia, qui ad esempio ci sono le due veline, come l'ho chiamata io. Perché la bionda e la mora. Tra parentesi, la bionda si chiama Piera Padovana, è andata in finale proprio a Veline, quando hanno fatto i casting. Ah, per vedi, anche quelle lì nuove. Famosissimo il casting e lei dormiva in camera con quella che hanno scelto poi, sono rimaste molto amiche. Ma vedi Paolo, poi tu sei una fonte di gossip bionda. Incredibile, dovresti tornare solo per aggiornarci anche un po' sui VIP, chissà. Beh, insomma, appunto il mio lavoro mi porta, sono stato a Cortina non solo per il calendario, ho avvicinato un po' di personaggi. C'era Fiorello anche quest'anno, chiaramente. Non manca mai. Beato lui, beato quelli che si concedono. Ecco, le vacanze a Cortina, tra l'altro, devo dire, crisi incredibile in Italia, però Cortina era pieno di gente così. Guarda, Cortina era piena, però c'è stato un ricambio di gente. Magari quelli che sono stati beccati l'anno scorso dalla finanza, quest'anno. Dal blitz dei finanzieri, sono un po', ecco, se la sì, sono occultati. Data a gambe. Va bene, dai. Però tanta, tanta gente, insomma, Cortina è sempre Cortina e per fortuna che è così. Ecco, la polizia che viene ad arrestare gli evasori fiscali, non siamo contro l'evasione. Allora Paolo, siamo in chiusura, ricordaci l'appuntamento, prossimi step per il calendario. Allora, innanzitutto questo backstage che abbiamo visto è molto bello, posso anticiparvi, che testimonia anche tutto il duro lavoro che c'è dietro il making of di un calendario. Sei quasi credibile nel dirlo. Ci sono appunto questi shooting, parlo solo in inglese, no? Sui set, poi dopo c'è la post produzione, tanto Photoshop o poco. Ecco, ti vedo, guarda che duro lavoro, no Paolo? Che bella questa immagine, mi sembra quella più bella. Ragazzi, proprio questo pezzo di mattina era un po' audace. Vabbè, insomma, allora dicevo, non siamo bacchettoni. Ci sono queste serate appunto in giro per il Veneto con il calendario, tutto si può trovare, le notizie, le informazioni sul sito bellezzavenete.com oppure anche guardando i giornali, la stampa, insomma, che ci segue. Siamo usciti anche quest'anno su importanti testate nazionali, prima dicevo il TG Com, ma anche è vero che ti tanti segue altri. Tutta la stampa nazionale, sì, perché appunto siamo considerati appunto il calendario di riferimento dopo delle tutti bellezze questi del anni. Veneto, pensa che in realtà è il mio decimo calendario, è il mio primo, la mia prima stella, perché avevo fatto 3 anni prima, cioè sempre di prima di questi 7 anni, cioè come sì, dire, senza soluzione di continuità, quindi da 10 anni faccio un calendario e si chiamava Bellezze Padovane, poi ho allargato al Veneto perché arrivavano tante ragazze di tutto il Veneto da fuori che si volevano Padova, certo, appunto si proponevano, e io ho detto ragazzi, invece di fare 7 calendari, uno per provincia, ne facciamo uno. Paolo, no limits, non ti ponevi più limiti, insomma, ormai è dura portarla avanti, no, ti assicuro che so, quei tempi che corrono, però hai tanta passione, facile. Diciamo che insomma, sì, esatto, queste belle ragazze ti danno i giusti stimoli e ti motivano. Cerco soprattutto di mettere delle ragazze diverse tra di loro, di avere un panel abbastanza ampio, dalla rossa alla bionda alla mora, quella delle più formosa, meno formosa. Di sì. Va tutte bene, so che sei venete considerato appunto un punto di riferimento anche per la stampa nazionale che ti dedica molta attenzione. Complimenti, grazie. Io ringrazio te, ringrazio Clio, attendo aggiornamenti quando vorrete tornare, insomma, a darci dei resoconti su bellezzevenete.com. Siamo qui anche per voi. Grazie. Grazie a Paolo Braghetto, grazie alla bella Clio. Noi andiamo in pubblicità, tra pochissimo un argomento più scientifico, andiamo a scoprire cos'è la kinesiologia con Fiorenzo De Nola. Vi aspetto.